amici, interminabile questa serata, le sorprese non finiscono mai. Abbiamo lui, showman, trasformista, il suo nome dice tutto, Lello Cibelli, direttamente da Italia's Got Talent. Ciao. Ciao Ida, ciao Rossella, tutto a posto? Tutto bene, Lello, aspettavamo te e quindi il palco aspetta te, anche Germania ti sta per presentare, quindi adesso ci emozioniamo tutti, ma soprattutto la gente che è venuta in tuo favore, anche tanta gente. Addirittura? Sì, guarda che a me mi hanno acchiappata Ida, Rossella. Ma Lello, quando viene? Lo vogliamo incontrare? La foto, l'autografo, vero Rossella? Verissimo, infatti sono tutti quanti qua, compresa me. Perché io ti ho seguito e quindi ti ho sempre ammirato. Grazie, grazie. Dico, ma chi sono sti pazzi che tutto sto freddo sono arrivati qui almeno? No, avete fatto bene, perché non solo ci sono io, ma ci sono due bellezze del genere accanto a me, quindi ne è valsa la pena. Anche noi siamo qui per te, eh. Rossella è la prima fan. Io, vabbè, sai che comunque ci lega l'amicizia, sì, da molto tempo. Sì, è vero, ci siamo molto amici, ogni tanto ci vediamo, ogni giovedì noi ci vediamo, infatti, e quindi infatti rinnoviamo sempre, come si dice, questa amicizia, no? Settimana per settimana. Infatti, adesso invece il nostro popolo di Contatto Television vuole un tuo saluto, come lo facciamo? Al popolo di Contatto Television posso dire buone feste a tutti, dal profondo del cuore, e che possiate essere sereni. La felicità è una sfida a sprazzi, non la serenità è quella più dura da conquistare, quindi che possiate essere sereni. Da Lello Cibelli in Contatto Television, indice con... Ciao Contatto! Ciao! Rossella, carini questi cappellini, vero? Sì, guarda, Rossella è il mio, Ida è il tuo, ma dobbiamo dire una cosa importante, perché purtroppo la nostra Nina questa sera non è qui con noi. E infatti sai una cosa, non la vedo da molto tempo. Lei è molto impegnata con dei casting, insomma impegni lavorativi che purtroppo la tengono via. Scusa, ma chi era? Ma scusami, era Nina. Era Nina? Nina! Vieni qua! Vogliamo capire quali impegni hai! Sono queste buste qua, questi impegni lavorativi! Scusate, ma non ho saputo resistere, è stato più forte di me. Qui al mercato caramanico c'è veramente di tutto e di più, e quindi ho dovuto... Noi lavoriamo e lei va lì a comprare... No, vabbè. Rossella, allora, ti lasciamo il microfono, andiamo a fare anche noi compere. Ciao Nina! Ciao, vabbè. Ciao Contatto, ciao! Buono shopping, amici di Contatto, vi aspettiamo qui al mercato caramanico perché veramente c'è di tutto. Oltre allo shopping poi vi delizieremo anche con gli show. In questo sfegatato pubblico, fans che lo aspettano, quindi mi raccomando, seguite queste immagini e restate con noi sempre in contatto. Amici di Contatto, abbiamo con noi Andrea Sanino questa sera qui al Merca Natale, seconda edizione. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti voi, buonasera a voi da casa. Ho sempre sognato di farlo, si fa alla fine. Contatto, alla fine, alla fine lo facciamo pure all'inizio, vai. Allora, parliamo di questo grande partitore del Napoli. Grandioso, questa è la notizia prima di tutto, perché il Napoli ha vinto e poi ha vinto contro una squadra non comune, che è la Juventus. Che partita, ragazzi. Adesso siamo pronti a festeggiare. Parliamo soprattutto di...
tuo successo, Ida. Ma soprattutto per ciò, perché tu hai rivestito un ruolo importantissimo, celebre, portato al successo dal grande Sal Da Vinci, no? C'era una volta Scognizzi. Esatto, ormai sono un po' di anni che percorro questa strada del musical italiano e ho iniziato nel 2011 con appunto Scognizzi, dove facevo praticamente il ruolo di Don Saverio nella edizione che ha sostituito quella di Sal Da Vinci, che l'ha reso comunque celebre. E adesso invece vi siete riuniti per Stelle a metà di Alessandro Siani. Esatto, esatto. Tour dappertutto in molti teatri. Grandissima produzione, scritto e diretto da Alessandro Siani per la Tunnel Produzioni, protagonista Sal Da Vinci, e tra gli attori ci sono anch'io per questa reunion davvero storica, perché i due protagonisti di Scognizzi sullo stesso palco. Insomma, una grande soddisfazione per te, immagino. Assolutamente, sono contentissimo perché sono giovane, ho tanta strada da fare e farla con dei professionisti come Sal, Alessandro, c'è solo da imparare, quindi sono contento. Stavo dicendo. Sono contento di questo. Facciamo entrare anche Alfredo. Grande intervento qui nelle grande. Buonasera a tutti, siamo arrivati alla fine di questa manifestazione. Ero dietro alle telecamere che mi facevo vedere, non perché mi voglio esibire nelle telecamere, perché ci tenevo a salutare il mio amico Andrea Sannino, l'ho voluto io fortemente. Purtroppo, diciamo, sono addetto ai lavori e volevo della buona musica, nulla a togliere agli altri, quelli che verranno e quelli che sono venuti prima, ma io l'ho voluto e spero veramente che avrà un successo che merita, perché è un grande, grande, grande artista. Ti voglio bene, Andrea, grazie di essere qui con noi. Ha portato fortuna anche al nostro Napoli, quindi noi andiamo e ci godiamo questa serata. Eccolo, ciao qui. Contatto, ciao. Contatto. Rossella, lo tieni proprio stretto stretto a te questo bimbo prodigio di nome Cosimo Fiotta. Ciao Cosimo. Ciao a tutti. Rossella, come mai lo tieni stretto stretto? Ma sai una cosa, Ida, io sono mamma, quindi avendo un figlio di 11 anni, vedere un bambino così che canta affiancando un artista come Tony Colombo, voglio dire, adesso allibita. Infatti, perché dobbiamo dire che Cosimo Fiotta appartiene proprio alla produzione di Tony Colombo ed Antonio De Maria. Com'è stata la tua esperienza a cantare con lui? È stata un'emozione grandissima. Hai ancora tante cose da imparare, vero? Sì, tantissimo. Vogliamo mandare un saluto per i nostri amici di Contatto Television e gli diciamo di seguirti sempre, dappertutto, con il maestro Tony Colombo. Seguiteci sempre, mi raccomando. Ma hai qualche altro desiderio oltre a quello di essere cantante? No. Hai già realizzato, il tuo desiderio è quello e ci stai riuscendo a realizzarlo? Sì. A gonfie vele ci sta riuscendo, quindi insieme a Cosimo Fiotta un saluto per gli amici di Contatto. Cosimo, indice vicino al nostro, mettili, bravo, e diciamo Contatto insieme, 1, 2, 3, Contatto. E non poteva mancare Tony Colombo a terminare queste bellissime serate. Il calore del pubblico c'è stato, si è visto, ci sono un sacco di persone, sono stato felice e soprattutto grazie all'organizzazione, che ha avuto un grandissima professionalità e hanno lavorato alla grande, devo dire. Mercato Caramanico, però c'è Rossella che vuole farti una domanda. Vai, Rossella. Innanzitutto grazie ad Alfredo che ha organizzato tutto questo e volevo chiederti, grazie, la tua esperienza ballando con le stelle. Bello, mi sono divertito, ho scoperto che i miei piedi, a parte camminare, fanno anche altro, ballano. Non ti nascondo che inserirò nella prossima tournée anche un, voglio dire, una parte ballata insieme a una ballerina, quindi sono felice, è stata una bellissima esperienza e poi mi ha aperto un sacco di porte importanti e ho conosciuto tante belle persone, quindi esperienza assolutamente positiva al massimo, al 100%. Qual è il tuo sentimento? Resta comunque viscerale, che ti lega comunque la musica e soprattutto adesso che si è avvicinato anche il ballo. No, ma io diciamo che ho sempre amato tutti i tipi di arte, quindi dal teatro, alla musica classica, alla mia musica, al ballo. Il fatto di scoprire una cosa nuova mi ha fatto veramente felice, non me l'aspettavo. Quando mi hanno chiamato, ti hanno preso per Ballando con le Stelle, ho detto va bene, bellissimo. Poi ho detto aspetta, ma come? Ma ballando si balla. Felice, poi Millie è una persona splendida, quindi ho conosciuto lei, che è addirittura diventata una mia amica, quindi sono veramente contento. Alfredo, adesso invece. Hola, salve, salve. Sembra superfluo dire che non potevamo chiudere in modo migliore. Noi abbiamo cercato di rilanciare questa struttura nella Napoli Est, come ho già detto nelle altre interviste, in un certo modo, voglio dire, abbiamo cercato di portare il mondo del mercato, insomma, commercio, questa struttura che è stata un pochettino, tra virgolette, abbandonata. L'abbiamo fatto nel migliore dei modi e abbiamo chiuso veramente con un artista voluto soprattutto da noi, da tutti i commercianti, che ringrazio affettuosamente per il sacrificio fatto, perché abbiamo fatto veramente un sacrificio, ed è un artista che non ha veramente presentazioni, perché è un grande, ti ringraziamo di cuore, grazie.
Ma anche grazie Tony Colombo. Un bacio a tutti, ragazzi, un bacio grande. Ciao contatto, rimaniamo in contatto. Una domanda, ma a te la parola contatto che cosa ti fa pensare? Il contatto tra il pubblico e Tony Colombo, che perfetto, c'è sempre. Quindi ciao, contatto. Contattiamoci. Tantissimi ospiti e soprattutto tantissime sorprese. Prima di salutarvi come sempre vi ricordo il nostro sito www.contattotelevision.it e le nostre pagine Facebook Contatto Television Napoli 3 e Contatto Television Napoli 4. E inoltre vi ricordo che potete seguire tutti i nostri servizi sui canali 603 e 693 del digitale terrestre. Da Nina e da Rossella è veramente tutto. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo di restare sempre in contatto.